Eccoci qua, ne abbiamo già cominciato a ridere. Ciao a tutti, perché è ritornata la Ferré, come potete ben vedere. Ciao, vi sono mancata anche io a me stessa. Vabbè. Impaurita di quello che potevo dire in sua mancanza, è venuta. Io sono tornata solamente e unicamente per portare la mia diffida formale, perché l'avvocato mi ha detto: senti, visto che la vedi, portagliela direttamente tu. Quindi sono tornata, poi quel foglietto che ti ho messo da parte è una cosa che poi te la vedi tu come sbolognartela. Sì. Va bene, parliamo di fine settimana, rendiamo produttivo il mio ritorno. Sì, parliamo di venerdì sera, mica è qualcosa prima di venerdì. No, io parlo di sabato, perché è l'unico giorno che veramente fine settimana. Il venerdì uno sta troppo scassato all'inizio della settimana, esatto. E la domenica si deve preparare al lunedì, perché c'è lunedì gente che esce anche tutte le sera. Presentameli, voglio capire dove prendono la forza. Sì. No, noi ci diamo le ricette, giusto, in settimana. Esatto. A proposito, ne hai fatto una molto carina. Sì, sì, infatti la trovate, fa parte del video weekend, l'avrei detto, ma visto che mi dai l'assist, cominciamo da adesso. La zeppola alternativa, non se ne può più delle zeppole di San Giuseppe, che è il massimo che puoi scegliere, se la vuoi fritta, se la vuoi al forno. Mm-hmm. Le stesse sono buone tutte e due, quindi andatevene voi ai vostri sondaggi atroci. Sì. Ma proviamo a fare una ricetta diversa, quindi proviamo a farci una bella zeppola di San Giuseppe al cioccolato, quindi l'impasto è diretto al cioccolato. Mm-hmm. E ripiena di crema allo sherry. Wow, quindi sì, va bene. Parla di insomma un weekend alcolico, va? Siamo con la zeppola. Sì, dai, diciamo che uno festeggia anche così, va bene. Comincia. Allora, cominciamo da venerdì sera. Mm-hmm. C'è questo concerto molto carino che si chiama Tu parlavi una lingua meravigliosa. È una sorta di messa in scena in cui Lucio Dalla racconta i personaggi delle sue magnifiche canzoni e quindi con poi e le canta. Lo sai che un personaggio di un mio libro si chiamava, aveva il nome scelto appositamente da una canzone di Lucio Dalla? Ah, qual è? Andrea, il personaggio, uno dei personaggi di Inutili Fuochi, oh, che è il mio vecchissimo romanzo. Mm-hmm. Si chiamava Andrea perché per l'appunto c'è un Andrea in una canzone di Lucio Dalla che si chiama Quale Allegria, a cui volevo fare omaggio. Ok, va bene, per fare omaggio tutti quanti a Lucio Dalla ci rechiamo allo spazio Intolab dell'Anificio, quindi venerdì sera dalle 22, e a seguire dopo il concerto c'è anche un DJ set di Alfredo Petrarca. Benissimo, cioè, mi sembra di aver letto sul tuo foglietto che c'è tra loro il drammaturgo Carmine Borrino, esatto, che è giovanissimo ed è molto molto bravo, quindi sì, va bene. Io invece ho un appuntamento per sabato. Ok, sabato 19 marzo, oltre a fare la zeppola di San Giuseppe, mm-hmm, si festeggerebbe anche in teoria il compleanno di Pino Daniele. Mm-hmm. In memoria di Pino Daniele, di questo grande artista, c'è un concerto evento a Pala Partenope che comincia alle 9 di sera. Ci sono tantissimi artisti: Teresa Desio, Gianni Bennato, Francesco Baccini, Pietra Montecorvino, Insavitabile, Maurizio De Giovanni, che canterà, no? Pure canta. Non lo so, Maurizio De Giovanni e Peppe Lanzetta, che forse canteranno, non lo sappiamo. Ma c'è un piccolo problema, a parte capire se loro cantano, perché non conosciamo la loro voce, sappiamo che scrivono bene, ma non sappiamo come cantano. E cioè che questa iniziativa, che è la gratuita del comune, disposta, esatto, dal comune di Napoli, c'è, i posti sono esauriti. Come i tuoi capelli. Va bene. Sì, va bene. Aspetta, qual era la maga in televisione? Infatti mi sono. Rowena! Però era rossa. No, oggi senza speranze, mica. Ok, o vuoi fare Clio, il santone di Avello? No, ma secondo me, no, io non so se stanotte tu dormivi beatamente, immagino. Sì. Quando alle 2:15 mi hanno avvisato questo boato, probabilmente sì, è stato questo che ho. Ma dice che hanno registrato anche una piccola scossa. Come avete capito, il video noi lo stiamo girando un po' in anticipo, anche se voi lo vedete venerdì, ma oggi stamattina c'è stato questo episodio che ci hanno raccontato tutti quanti. Va bene, proprio veramente. Ah, tu proprio l'hai sentito? Sì, 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 che non si capiva se era stato il Vesuvio o la Camorra. E poi a Napoli, quelle due sono le cose. Vabbè, in ogni caso, se non vogliamo esaurirci anche noi per questo fatto che i posti sono finiti, eccetera, eccetera, in meno di quanti giorni? Una settimana, sì, perché hanno aperto la possibilità di prenotarsi, sì, l'11 di marzo. Va bene, la possibilità è questa: andatevi a fare un bel concerto in autonomia in stazione, perché in stazione ci sta una diretta radiofonica.
E c'è anche una mostra di Federico Vacalebre che si chiama Terra Mia, che vede 16 pannelli espositivi che raccontano oltre 35 canzoni di Pino Daniele. E poi c'è nel pomeriggio, a parte che c'è la filodiffusione di canzoni di Pino Daniele, ok, ma nel pomeriggio ci sarà Gianni Simioli che porterà una puntata della Radiazza, questa trasmissione cult di Radio Marte, direttamente in stazione. Stiamo parlando della galleria commerciale Grande Stazione, quindi suppongo nella zona nuova, ok, a Piazza Garibaldi proprio. E potranno partecipare artisti, vabbè, parteciperanno artisti, ma potranno partecipare anche tanti fan e appassionati di Pino Daniele, anche attraverso raccontando le loro esperienze personali piuttosto che cercando di fare delle dediche e così via. E alle 7, quindi si comincia dalla mattina e si va avanti fino alle 7, la manifestazione è il suo momento clou con una specie di omaggio collettivo, un flash mob collettivo, l'interpretazione corale di Napoleo. Quindi secondo me, al di là del fatto che al concerto uno non ci può andare, potrebbe rimpiazzare anche questo, anzi avendo la voce di Pino Daniele, è vero, non in presenza ma in spirito, però ce l'ha comunque lì. E poi vabbè, finalmente un concerto doc, potremmo dire, perché ne hanno fatti quest'anno, cioè di tutto di più, che poi insomma vabbè, certo. Poi la cosa buona è che stai pure in stazione, quindi magari ti fa un giretto per i negozi eccetera, quindi magari si può fare. La sera vi consiglio questo spettacolo che insomma io ho letto un po' di cosa tratta, mi ha molto incuriosito. È Amleto FX, è praticamente questo monologo che ha vinto svariati premi del giovanissimo Gabriele Paolo Ca, sul palco del teatro Area Nord del TAN, quindi a Piscino. Tra l'altro io ci sono stata la settimana scorsa, non immaginavo, era pienissimo, non c'era un posto. Tra l'altro c'è anche la navetta dal centro storico, quindi più facilmente raggiungibile. E questo spettacolo è appunto dedicato ad Amleto, però una sorta di Amleto dei giorni nostri, perché è un Amleto depresso e chiuso in casa, che ha l'unico contatto che ha con il mondo è quello attraverso il computer. Per cui insomma, devi dire, cioè, considerandoci, sono molte ragioni per domandarsi. Vabbè, una sorta di Ico Comuni, si chiamano così. Esatto, sì, esatto. C'è anche un bellissimo saggio che vi consiglio che si chiama Non voglio più vivere la luce del giorno. Vabbè, per la serie essere o non essere, e lui cerca una soluzione a questo interrogativo che poi Shakespeare già se l'era posto ben l'interrogativo. Insomma, nel 1500. Postare o non postare? Postare o non mi piace o non mi piace? No, vabbè, mi piace o non mi piace, ok. Posta proprio quella cosa, è postare o non postare. Io invece sto avendo una fase in cui sto lontana. Ma guarda, per esempio, una nota che poi dovrebbe essere... Magritte, avrei tante posteggio in questo periodo, immaginiamo. Andiamo avanti. Il fatto che sono dimagrita da Alessandra, le faccio passare presto gli ultimi 2 mesi della mia vita, così vediamo se è ancora d'accordo. Vabbè, comunque, un argomento che poi tratteremo nella Coccinella, vi ricordo di scrivere alla Coccinella, info@napoliclick.it, indicare nell'oggetto che è per la Coccinella. La Coccinella vi garantisce anonimato, ma non una risposta essere con non tante essere. Carezzine. Non è essere o non essere. Vogliamo parlare del fatto che con le reaction, sai che adesso su Facebook si può scegliere la reazione, termine. La reazione invece del solo semplice like, tu puoi mettere anche la faccina arrabbiata, la faccina triste, piuttosto che il cuoricino, ok? Quindi, signori e signorine, smettiamola con i mi piace strategici, puntate alle reaction perché vanno meglio per le posteggio, questo in generale, come consiglio della Coccinella. Spendetevi anche l'ultimo minuto della vostra giornata, che adesso c'è anche da pensare, non solo mi piace o non mi piace, ma che reaction metto? No, vabbè. Vabbè, ok, tristezza. Uscite fuori, vedete, toccate e fendere. Cioè, senti, sabato mattina, parliamo di cose serie. Sabato mattina c'è l'ultimo appuntamento del tour, quello lì Arte Card, campagna Arte Card, che si chiude, praticamente si chiude il programma, quello lì dedicato all'artigianato in Campania, e termina così l'appuntamento Viaggio in Campania sulle orme del Grand Tour, che era un progetto di valorizzazione e promozione culturale realizzato dallo SCABEC. Adesso sabato c'è una visita molto molto carina, forse ne abbiamo anche già parlato perché è stata proposta già in passato, però secondo me è così bella che merita un'altra possibilità, perché si fa una visita guidata nel centro storico di Napoli dal Conservatorio di San Pietro a Monella, che non tutti sanno che è uno dei più illustri istituti musicali italiani,
dal conservatorio si passa alla sala degli arredi sacri della Basilica di San Domenico Maggiore, fino a poi poter entrare in una vera e propria liuteria e quindi conoscere l'arte della liuteria. L'appuntamento per partecipare è alle 9:30 davanti all'ingresso del conservatorio, quindi mi rendo conto che la sveglia di sabato alle 9 per essere lì alle 9:30 è un po' particolare, però secondo me la visita merita molto. E poi come si fa a partecipare? Si va sul sito di Grand Tour Arte, Campania Arte Card, oppure si chiama un numero verde. Sia l'indirizzo del sito che il numero verde sono su Napoli Click, quindi basta andare nella sezione calendario prossimi 7 giorni e lì vi trovate tutti gli appuntamenti, anche quelli che io e Alessandra non vi abbiamo detto qui. E forse, ma forse, ci vediamo la settimana prossima. Ciao! Ciao.